È morto Diego Armando Maradona. È morta la persona ed è nato il mito, anche se lui era già un mito in vita. È morto il 25 novembre 2020. Mercoledì 25 novembre 2020, cioè ieri, perché adesso stiamo a giovedì 26 novembre 2020. Ha conosciuto tantissimi momenti di gloria, ma anche di eccessi. Ha fatto sempre quello che ha voluto e forse ne ha pagato le conseguenze, come quando gli hanno fatto un bypass gastrico e ha continuato a mangiare come gli piaceva sempre fare e a bere. E comunque lui stesso ha detto, parlando alla gioventù, non fate l'errore che ho fatto io, non vi avvicinate alla droga. È stata una figura che ha ispirato molte persone nel mondo e che ha dato molta felicità. Adesso, come si suol dire, che in pace riposi. Ai funerali, alle sue esequie, che sono state dichiarate in Argentina a 3 giorni di lutto nazionale, ci sono state delle persone che hanno detto: adesso me lo immagino giocando nel cielo per l'eternità a calcio. Lui, che si era dovuto ritirare per i vari scandali di droga dal calcio ai 30 e passa anni, non so se 35, 37 anni, e che aveva iniziato la carriera da allenatore dopo qualche anno di aversi recuperato, che ha destinato alla recuperazione dai suoi eccessi. Ebbene, faccio questo video così per sommarmi a quanti si ricordano di lui, della sua persona, del suo passaggio per il Napoli, per l'Italia, per la Spagna e per il mondo. Perché poi ha fatto da allenatore in moltissime squadre di calcio del mondo, di Serie A, B, C. E quindi, come dire, non voglio fare questo video troppo pesante, era solo un video commemorativo e lo rimane, che volevo fare. Allora, forza Diego, forza 10. All'eternità, per chi creda che c'è qualcosa dopo la morte, e se no rimarrà lo stesso nella memoria di molti, con le sue gesta ripetute all'infinito nello schermo, nel grande schermo, nel piccolo schermo e anche in internet. Dicevo, ieri 25, mercoledì 25 novembre 2020, un uomo che era già una leggenda è morto e si è convertito in un mito. Allora, non mancate di seguirmi nel mio canale. Se avete qualche commentario da fare o qualche ricordo del Diego, commentate qui sotto. Mi raccomando, azionate la campanella e iscrivetevi, così avrete delle novità, ma soprattutto dite cosa ne pensate del mito, della leggenda, della figura che è rimasta di Diego Armando Maradona, che ne pensate della sua morte, come mai non c'era nessuno a soccorrerlo vicino a lui, come mai se ne volle andare a vivere lontano da un centro di assistenza cardiologica che lo avrebbe potuto aiutare. Insomma, raccontatemi nei vostri commenti non soltanto della sua vita e delle sue realizzazioni sportive, ma anche della sua morte, se ne sapete qualcosa, se avete delle
diciamo delle esclusive riguardo come è morto, di cosa soffriva, delle malattie che ha avuto. Scrivete tutto qui sotto e condividete il video anche affinché altri possano anche loro esprimersi e commentare sotto questo video. Allora vi ringrazio di avermi seguito in quest'altra puntata e vi rimando poi a tutti quei canali che già state imparando a conoscere, che avevo fondato anni fa e che adesso inizio a caricare anche su quegli altri canali dei miei video. Non vi dico quali, perché voi potrete cercare i miei video in YouTube e in internet con l'hashtag Santenchan. Arrivederci.